c'è qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale, che il mercato risolva da solo tutte le miserie e che le multinazionali siano necessarie. Il tutto è falso, il falso è tutto. Ma noi siamo talmente toccati da chi sta soffrendo, ci fa orrore la fame, la guerra, le ingiustizie del mondo. Com'è bello occuparsi dei dolori di tanta, tanta gente, dal momento che in fondo non ce ne frega niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Noi abbiamo pensato di mettere in atto due azioni fondamentalmente. Un'azione che chiamiamo il market gratuito di generi alimentari per le famiglie che hanno perso il lavoro. Un altro tipo di azione, mettersi al fianco di queste famiglie per offrir loro l'opportunità di riaffermare, recuperare, accrescere i beni relazionali. La modalità di spesa punti attribuisce valore, ma permette anche autonomia della spesa. Io posso scegliere, abbiamo una quantità limitata di prodotti, ma posso scegliere, posso amministrare i miei punti spesa. Oggi un progetto di sostegno, di aiuto alle famiglie non si può basare solo esclusivamente sul recupero di giacenze alimentari presso le aziende, ma deve assolutamente guardare alla riduzione e al recupero dello spreco. Assolutamente riuscire a recuperare e ottimizzare all'interno della filiera alimentare, ma anche nel circuito dei negozi, le disponibilità di alimenti ancora buoni, edibili, magari usciti dal meccanismo del consumo, del meccanismo commerciale. È una situazione cogente, cioè troppe persone stanno cercando lavoro e non sono solo i giovani, ci sono altre situazioni, adesso le intravedo tutte nella mia memoria. Il pensionato ex poliziotto, che ha una situazione drammatica familiare perché è separato eccetera, sta ancora cercando un lavoro, ma per lui è difficile perché è pensionato, però è ancora giovane, ecco, e quindi ha utilizzato qui il nostro computer perché non lo possiede. Assieme a loro compiere un percorso è un affiancarci a livello empatico, a livello di amicizia. Ecco, non svolgiamo un ruolo specifico perché non siamo il centro per l'impiego, siamo dei volontari. Ecco, abbiamo verificato che queste persone avessero compiuto i passi giusti, chiedere se avevano compilato un curriculum, verificare se non ci fossero carenze, verificare soprattutto le condizioni di coraggio nell'affrontare la ricerca del lavoro, perché spesso sono persone scoraggiate. Questo progetto ci permette di mettere un corso di lingua straniera di base, di lingua italiana di base, e anche questo ci permette di aiutare anche i giovani, anche qualunque persona che arrivano qua per fare il permesso di soggiorno, per fare una scelta di città dove deve vivere, perché c'è tanti stranieri che arrivano qua senza una visione dell'Italia. E questo bar è nato circa una ventina di anni fa e ha una valenza anche molto importante per la zona in cui ci troviamo, con molto spaccio di droga, con una percentuale anche di problemi sociali molto grandi.
Allora è nato anche come esigenza sociale di creare un punto di ritrovo con dei valori aggiunti, che sono appunto quelli del volontariato, quelli di creare un bar senza sostanze, quindi è un bar analcolico dove non si vendono analcolici e non vengono neanche portati dentro. All'interno di questo bar ci sono diverse attività, quali il centro di aggregazione giovanile, tutti i pomeriggi, e vive grazie al lavoro di volontari. Elisabetta fa parte di un progetto che vede la possibilità dei giovani che non hanno impiego di poter fare una formazione al lavoro. I ragazzi che circolano qui sono tantissimi, no? E allora vedere che dei ragazzini, dei ragazzi che non vanno più a scuola, non riescono nel lavoro, chiedono di poter venire qui, si incuriosiscono, vedono dei giovani, chiedono anche loro di entrare. Vogliono il grembiule, vogliono la divisa e in qualche modo sono anche di esempio agli altri, che diventa un fattore sociale molto molto positivo. Questo è un bar che mi ha dato tanto e mi piace anche imparare a star a contatto con la gente, che è una cosa che adoro. Io devo fare 200 ore in totali e per imparare a fare questo tipo di mestiere. Poi è chiaro che è affiancata anche l'attività di volontariato, quindi se voglio star di più, se voglio dare una mano anche tutta la giornata, insomma, posso farlo a livello di volontariato. Quindi ho fatto il colloquio con tutti i ragazzi che dovevano fare questo progetto e niente, ci hanno divisi nelle varie sedi, chi in un bar, chi in un ristorante, chi da un'altra parte. E ognuno ha fatto un tirocinio diverso. Abbiamo conosciuto un progetto che volevano inserire delle persone giovani nel mondo del lavoro e noi siamo stati entusiasti di questa cosa qua. Con tutte le associazioni con le quali abbiamo partecipato siamo rimasti molto contenti, sia per l'organizzazione e sia anche per le persone che hanno portato. E questo è un suggerimento che do anche ad altre situazioni, ad altre attività, proprio perché si ha la paura di prendere delle persone magari che non sono molto preparate al lavoro, di perdere del tempo nell'insegnargli. Ecco, a me questa cosa qui sembra assurda, tutto sommato, perché non è altro che un vantaggio che può avere l'azienda e un vantaggio che può dare al nuovo lavoratore che si deve inserire. Noi contiamo sulla presenza attiva di quasi 3.000 volontari presenti nelle varie realtà, società sportive, circolistiche di tutto il territorio, che sono di fatto la struttura dell'Associazione Territoriale Provinciale di Modena. Frequentemente diamo spazio anche a giovani e in cerca di lavoro o anche semplicemente all'interno di un percorso di approfondimento delle loro esperienze curricolari, culturali e scolastiche, nei cosiddetti stage o comunque nelle esperienze di stage di affiancamento. Ho iniziato un nuovo tirocinio in un'azienda termoidraulica. Appena sono arrivato in quell'azienda mi hanno accolto molto bene. Infatti anche questo mi è piaciuto molto di questa azienda, anche con i titolari c'è un buon rapporto. E spero che nel futuro continuerò a fare questo mestiere, perché alla fine è buono, perché io sono entrato in quell'azienda che non sapevo niente. Bene o male, piano piano sto imparando cose nuove e anche i titolari sono contenti. Mi hanno prolungato il contratto fino a giugno, il volontariato lo faccio al bar Arcobaleno, che quando apre la saletta, bene o male, se serve una mano la do, metto a posto la saletta. Okay. Per raccogliere gli alimenti per le persone bisognose che vengono qui a mangiare, seguiamo tutti i progetti del territorio, brutti ma buoni, di Copestense. Il progetto Last Minute Market, a cura del professor Segre dell'Università di Bologna, e in modo particolare che hanno risposto a questo progetto sono i forni di Ferrara, che ci danno il pane tutti i giorni, paste, pizze e così. E poi c'è il banco alimentare,
che ci dà tanti prodotti, quelli che sono disponibili ogni mese, e quando c'è qualcosa che rimane, insomma, noi siamo i primi ad andare. E poi ci sono anche alcune aziende che ci danno i prodotti alimentari tipo ortaggi, frutta. La mensa è aperta a tutti, non chiudiamo mai. A Natale e a Pasqua è sempre aperto, mezzogiorno e sera, domenica, insomma, e abbiamo sempre dei volontari. Io sono una ragazza madre e praticamente lavoravo da mezzogiorno fino alle 7:30 di sera. Avevo il bimbo all'asilo nido, però ovviamente fino alle 5:30 finiva. Ok. Quindi dovevi coprire? Dovevo coprire, e ovviamente io lavoravo anche il sabato e la domenica, e buona parte del mio stipendio mi partiva in babysitteraggio. E queste due signore hanno iniziato 2 anni fa, sono 2 sorelle che fanno del volontariato ad aiutarmi, cioè andavano a prendere mio figlio alle 5:30, stavano con lui fino alle 7:30 il primo anno. Dal lunedì al venerdì sono diventate più che nonne. Anni e da qualche mese ho preso parte ad un progetto per riattivare i giovani sia nel campo, nel mondo lavorativo, soprattutto ha attivato anche un percorso del volontariato. Questa esperienza del volontariato è stata anche, cioè è un'esperienza preliminare anche per la ricerca di un mio futuro lavoro, o cioè per ricercare un lavoro con più cognizione, più coscienza. Noi abbiamo un esempio di una ragazza che ha fatto il tirocinio qua per un periodo e adesso abbiamo fatto un altro tipo di, ce l'abbiamo un po' formata, abbiamo fatto un altro tipo di contratto per tenercela, per valutare ancora meglio, insomma, le sue possibilità all'interno di questa azienda qua. Se voi veniste un attimo a visitarci, vedreste queste mamme che, dopo mesi a volte, nelle quali non hanno mai potuto far spesa normalmente, riprendono un rito che era un po' la qualità, la dignità di una persona, un rito interrotto e che riprende grazie appunto all'intervento dell'Emporio. Immaginate una coppia di anziani che si è presentata all'Emporio a fare domanda, ha aspettato 2 o 3 mesi, finalmente arriva la tessera, accolti dai volontari che ti salutano, che ti accompagnano, che ti chiedono come stai, tutti i giorni, un rito normale. Dopo un mesetto che questa coppia veniva a far spesa, si è fermata al,
banco lì del nostro caffè, con la voglia di raccontare. Ma sapete, diceva questo signore anziano, un po' malato, ma sapete che chi ha perso il lavoro, chi è povero, oggi fuori nel mondo non lo vuole nessuno. Non c'è nessuno che ti ascolta, nessuno che ti guarda. Anzi, se tu vai in un bar, anche per scaldarti un attimo, per vedere se c'è qualcuno qui a scambiare la parola, se tu non consumi, guarda la seconda, terza volta ti fanno capire che non è quello il tuo posto. La povertà ha trasformato tanti di noi un po' come dei prigionieri agli arresti domiciliari. Questo noi ci sentiamo. E guarda un po', quando vengo all'Emporio, mi sembra di vivere le ore di aria, le ore di libertà. Perché c'è qualcuno che mi saluta come entro, quasi che mi aspettasse, che mi sorride, che mi chiede come sto. Che viene quello che ha bisogno veramente di una spesa perché non ha niente da mangiare. E allora apriamo la dispensa, apriamo la cella, quello che riusciamo a dare. E sono cose che ti emozionano, specialmente con dei bambini. E ora ti emozioni e a volte dici di no perché non ce l'hai, a volte dici di sì, a volte... E quando dici di no è un dispiacere veramente perché... Però nel complesso diamo sempre qualcosa. O pane, o quello che c'è, lo diamo. Stiamo senza noi, ma loro riusciamo sempre a... Noi abbiamo conosciuto 30 nazionalità di persone, quindi dal Sud America, dall'Africa, in modo particolare i magrebini dell'Africa nord-occidentale. Sono rimasto affascinato dalla gente nuova, dal bello della diversità, insomma, perché sono molto diverse da noi, però hanno qualcosa da insegnarci e anche qualcosa da imparare da noi. Io ho notato delle persone venire da delle zone molto povere della Romania, che ancora a quei tempi non conoscevano il telefonino e scoprivano questa novità, qui se la tenevano in mano come una cosa preziosa, veramente. Ci sono degli episodi molto belli a questo proposito, penso che valga la pena raccontarne uno. Abbiamo seguito una mamma attraverso la tessera per 5-6 mesi, era in attesa, sto pancione che cresceva. Anche noi chiedevamo quando è che arrivava, finalmente nasce questo bambino. Dopo 5 giorni dalla nascita viene al market, ce lo porta in spalla, ce lo mette sulla cassa davanti a noi volontari. In qualche modo per dire è qui, è arrivato, è anche vostro. Come si chiama? In arabo un nome che non riesco a ripetere. E ce l'ha tradotto. E significa porta del paradiso. Circa un paio d'anni fa arriva a Bologna, dopo peripezie inenarrabili, sarebbe troppo lungo, una persona, un uomo di circa 60 anni, dal Pakistan, con grosse difficoltà di lingua, perché non sapeva niente di italiano, quindi con grosse difficoltà di salute. Poi riusciamo a sapere che aveva avuto la famiglia gravemente falcidiata. Siamo alla disperazione. Però ecco quei momenti che si possono anche definire casuali, ma anche magici del volontariato, perché c'è stato un incontro del tutto casuale fra gli assistenti sociali di quartiere, assistenti sanitari e me, che in quel momento accidentalmente mi trovavo a fare il volontario in questo quartiere. Ci siamo attivati coordinandoci, quindi è stato un momento del tutto di volontariato del volontariato organizzato, finché dopo qualche mese questa persona ha incominciato a recuperare soprattutto il contatto umano, dall'aspetto a livello di salute, di portamento, ma anche di proposizione rispetto a quello che prima non aveva, cioè una speranza. Adesso pensa di cominciare ad avere un futuro, per cui si rivolge anche alla famiglia che è rimasta, ai residui della famiglia. E devo dire, vederlo adesso è veramente un grosso piacere, che soprattutto ha recuperato se stesso. Allora, volontariato per me cosa ho voluto dire? Quando sono entrata è
eliminare la paura della vecchiaia, perché è finito il lavoro, che si fa? Ecco, gli hobby sono tanti, però bisogna pensare alla collettività. Il volontariato è una scelta ideologica, non te lo impone nessuno, oltre ad aiutare gli altri, aiuti te stesso, perché ti dà la forza della concretezza anche delle tue capacità in relazione agli altri. La mia professione di consulente aziendale mi consente di avere un po' di tempo libero, metto un po' in campo qualche esperienza anche mia nel mio passato lavorativo di dirigente d'azienda, ma soprattutto la cosa importante è il contatto con le persone, che è la cosa più bella e che arricchisce di più di questo tipo di attività. Ho fatto il volontariato quando da bambino. Ogni domenica, dopo la chiesa, il parroco ci manda dalle persone un po' anziane, dalle aiutarlo a cercare dell'acqua. Sapete che c'è in Africa, dobbiamo fare 2 chilometri per avere l'acqua da bere. Allora, quando ero piccolo bambino, ho cominciato a fare questo lavoro. Allora, quando sono arrivato qua, allora gli ho parlato un po' di cosa io penso del volontariato. Allora io sono un volontario, e un volontario secondo me non deve sostituirsi a un professionista, non può farlo, non deve farlo. E quindi io so che posso agire però su questo, e sulla sensazione di solitudine e sulla frustrazione emotiva che incontro in queste persone, e sostenerle ed accompagnarle nel cercare gli strumenti, prima di tutto dentro di loro e poi anche all'esterno. Il volontariato è un qualcosa di genetico, nel senso che è un modo di vivere. Certo, ognuno di noi può avere una scintilla, può avere un piccolo fuoco, può avere un grande fuoco, un grande incendio, però penso che più o meno ce l'abbiamo tutti dentro. E tutto sommato lo esplichiamo tutti i giorni, anche se inconsapevolmente, dando la monetina a quello che ci chiede all'angolo della strada e l'elemosina, o aiutando la persona che è scivolata accidentalmente, eccetera, eccetera. Queste sono iniziative del tutto personali ed individuali che ci portano ad aiutare chi è in uno stato di bisogno, comunque necessita del nostro aiuto. Meglio ancora quando ci accorgiamo, come ho fatto io, che al di là della mia disponibilità e della mia iniziativa personale, potrò far convogliare questo appunto, questa disponibilità non soltanto di tempo, ma soprattutto di vita interiore, verso delle associazioni, un'associazione in particolare, che mi consentisse di far pesare di più, perché sommata a quella degli altri, questo intervento, che non è soltanto sociale, ma è anche per certi versi psicologico. Quando sei un'associazione di volontariato non sei più un singolo individuo, quando sei in una rete di associazioni non sei più una singola associazione, e quella è una forza. Alla base di questo discorso, poi, la potenza della rete, del volontariato a livello sociale, è ormai un dato di fatto. Ci sono tantissimi rami di volontariato che possono andare ad aiutare i bambini in difficoltà o anche semplicemente per seguire dei ragazzi che hanno difficoltà nello studio o altre realtà un po' più complesse, ma tanti ragazzi spendono il loro tempo davanti alla televisione oppure a giocare al computer, ai videogames, perdendo tantissime ore dietro queste tecnologie o annoiandosi, piuttosto magari di fare delle azioni di volontariato proprio per aiutare persone meno fortunate di noi, ma anche investendo poche ore al giorno, non è che devono stare 24 ore su 24. Deve sentirselo dentro quello che può dare, quello che può fare, ha capito? Perché poi non importa se tu spazi o se tu prepari un piatto di pasta o se dici una parola oppure... Ecco, questo, però devi sentirtelo dentro, secondo me. Io pensavo di non avere questa sensibilità da ragazza, no. L'esperienza, il contatto con l'Emporio, l'esperienza personale, nasce appunto prima di tutto come utente, o emporiana appunto, come dicevo, è emporiana, sì, a noi piace definirle così, perché qualcuno di noi non piace chiamarli né clienti né utenti, allora visto che io penso che sia un mondo a parte questo, l'Emporio, perché non esiste nessun altro posto che la spesa sia, insomma, gratis per le famiglie che hanno necessità, quindi io direi emporiani, mi sembra appropriato. mi trovo bene, esperienza coinvolgente, giovanile,
ci dà tanto, puoi variare nelle tue mansioni, insomma, dal computer. È molto bello, dinamico, con molti bambini, multiculturale, per cui insomma c'è tanto scambio. La cosa mi fa stare bene quando io torno a casa. Mi rende contenta, sì, non mi pesa, devo essere onesta, un'esperienza che arricchisce. Ho trovato tanti gente da tutto il mondo quasi, qua. Ho trovato gente che è proprio brava, gente proprio che ti aiuta, proprio ti dà una bella parola, anche se c'è del morale, ti dà proprio una cosa bellissima, importantissima. Proprio a me, quanto vengo qua, vengo troppo volentieri. Anche se li sgridiamo le volte, andate via, fate la fila, perché magari si accalcano per prendere questo o quello. Però poi ieri un ragazzo, vieni qua, mi ha dato un bacio, cioè, e dico, guarda che c'è mio marito qua, capito? E non importa, come fosse la mamma, la nonna, quello che vuoi, insomma. Abbiamo visto dei primi tempi, specialmente che c'erano i ragazzi albanesi, queste cose che venivano da una realtà molto brutta, hanno studiato, quindi sono laureati, chi è fa fisioterapia, no, ma veramente, quindi ti dà tanta soddisfazione poi vedere queste cose. Qualcun altro magari sgarra continuamente, quindi, però dici vabbè, vabbè. È un laboratorio di comunità, è un laboratorio di convivenza nella diversità. Diversi volontari con storie, età molto diverse, la più giovane ha 17 anni e la più vecchia ne ha più di 80. Dentro queste storie di vita c'è la diversità e la prova di diversità per un obiettivo comune. Diversi ma per obiettivo comune. I gesti di volontariato che noi facciamo sono dei gesti importanti e significativi perché fanno emergere e sottolineo questo aspetto che il senso, il futuro della vita, la vita nostra, la vita del mondo sta nella condivisione, sta nella solidarietà, sta nel riuscire a creare insieme come io a volte metto a confronto il volontariato come la ricerca scientifica, per dire, come l'arte, come la musica, come le espressioni più alte, più fine che abbiamo. Oggi il volontario rischia di veder vanificato il suo sistema di valori, mantiene al suo interno, nel suo intimo, la disponibilità, l'aiuto nei confronti di altri, tutti i giorni aprire una palestra, tutti i giorni aprire un centro per gli anziani, tutti i giorni aprire un centro per i disabili, tutti i giorni accompagnare o portare un piatto di pasta calda a casa di una persona. Queste persone dei tutti i giorni credo di poter dire che oggi sono più disorientate di 20 anni fa. Io credo che la povertà sia un percorso all'indietro, quindi una forma di disgregazione dell'identità della persona. Allora io devo innescare un cambiamento, aiutare questa persona, accompagnare questa persona nella direzione opposta, quindi iniziare a costruire, non più a decostruire. E questo è un ruolo che può avere un volontario e anche nella funzione del SIP, quindi di questo spazio informativo di prossimità. Spazio perché deve essere un luogo fisico sicuramente in cui poter accogliere queste persone, perché sono persone che se devono iniziare a relazionarsi con te fanno uno sforzo importante, è una prova a cui si sottopongono, e quindi avere uno spazio accogliente è fondamentale, però è anche uno spazio relazionale, emotivo, quindi è una connessione tra me e un'altra persona. Informativo perché io comunque posso e devo aiutare questa persona ad orientarsi in un territorio. Prossimità perché io l'accompagno, le sono a fianco. Io devo in qualche modo sensibilizzare il territorio rispetto al bisogno di quella persona, è un po' quello che secondo me succede nei nostri sportelli, nei nostri spazi. Quindi riuscire a sensibilizzare il territorio e a responsabilizzarlo rispetto a dei bisogni, perché secondo me una comunità territoriale non può essere una serie di individui singoli che agiscono nelle loro vite quotidiane e non si accorgono di quello che li circonda. Oggi prende il sopravvento un fatto molto importante che è l'indifferenza, e allora si corre, si qua, si girano angoli, si fa delle frenate, delle accelerazioni nella nostra vita così, ma quello che conta è sì,
pochi si fermano un momento ad osservare ciò che avviene, ad osservare le cose veramente reali che avvengono intorno a noi, quindi la povertà che cresce, a volte non lo vediamo neanche nei nostri condomini, che c'è qualcuno che sta male, qualcuno che è solo, qualcuno che non ha di che vivere, insomma. Cominciare anche di lì. L'imprinting attuale, tra virgolette, capitalista, che in qualche modo ha frantumato il nostro sistema e l'ha portata ad avere tutte queste perdite gravi che hanno creato tutto questo disagio sociale che colpisce qualsiasi razza, colpisce a qualsiasi livello di età, che colpisce a prescindere dalla religione, cioè in questo è estremamente imparziale. Perché oggi bisogna parlare di, non soltanto di povertà, mi estremo bisogno che la povertà, cioè chi guadagna poco è povero. Queste sono persone che proprio non hanno niente. Quando parliamo di povertà, quando conosciamo persone che includiamo in questa categoria della povertà, stiamo parlando con persone che hanno una condizione di mancanza sicuramente materiale, quindi c'è un'assenza di strumenti, c'è un'assenza di mezzi. Questa assenza di strumenti e di mezzi però in realtà riguarda anche un altro settore, un'altra sfera della persona, quella emotiva, quella relazionale, quindi noi stiamo parlando con persone che ad ogni modo si trovano spesso e volentieri in condizioni di solitudine. Quindi da me spesso arrivano persone che sono sole e che mi chiedono lavoro, ma dietro quella richiesta di lavoro, dietro quell'appello, quella richiesta d'aiuto nella ricerca del lavoro, in realtà mi stanno raccontando altro. Noi diciamo spesso che l'Emporio per Parma è uno spazio privilegiato perché offre l'opportunità di far incontrare due parti e due anime della città. Noi abbiamo un 40% delle famiglie di Parma che non ha avuto danni dalla crisi, l'altro 60% colpita fortemente. Noi abbiamo la percezione che nella misura in cui riusciamo a intrecciare queste risorse, a condividerle e a sostenere, a creare questa rete, noi stiamo mettendo le basi anche per la Parma di domani, di postdomani. Più la gente capisce che il principio di base deve essere quello solidaristico, cioè deve essere il nuovo motore che spinge l'azione dell'individuo e più si ha la possibilità di superare un momento come questo, che è un momento di crisi. Rispetto al messaggio, dicevi, che può arrivare a un bambino così piccolo dalla raccolta, per esempio, no, di cibo, alla, non so, colletta alimentare, appunto, oppure al partecipare anche a momenti di soccorso sempre volontario, significa capire che ognuno di noi ha un ruolo, piccolo, grande, no, nella solidarietà reciproca, e quindi è educare alla solidarietà non solo dei bimbi che già ce l'hanno innato, perché io credo davvero che diventando adulti si perda quello che è uno spontaneo rispetto e amore per le persone, per le cose, che è naturale proprio nella specie. Poi purtroppo subentrano le rigidità, i condizionamenti, le sovrastrutture, i pregiudizi, ma questi attengono più al mondo adulto. Fiandre. Il 24 dicembre del 1914. Da 5 mesi è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Non si riesce neanche a camminare per terra, si affonda. Ed è la notte di Natale. 2 giorni prima, i comandanti inglesi avevano chiesto a tutti i soldati inglesi di sparare anche sulle bandiere bianche. È la morte. Verso mezzanotte ci sono delle candele, delle luci, dall'altra parte della trincea, dalla parte dei tedeschi. Gli inglesi non capiscono. Perché quelle luci? Perché quelle fiamme? Dobbiamo sparare.
e poi dei piccoli alberi di Natale. Li avevano mandati da Berlino, dalle città della Germania, le ragazze, ai soldati tedeschi in trincea, perché potessero passare un buon Natale anche loro. E i soldati su quei piccoli abeti hanno appoggiato le candele e iniziano a cantare Stille Nacht, l'astro del cielo. C'era silenzio poco prima, e il silenzio per i soldati significava l'attacco imminente, e invece soltanto luci e piccoli alberi di Natale. Si sente da lontano qualche francese, perché ci sono anche loro nelle Fiandre, lì nelle trincee, che dicono ancora, ancora, e i Tommy, gli inglesi, anche loro che dicono again, again, ancora, anche loro. Alla fine cantano tutti. C'è un soldato inglese che esce dalla trincea, piano piano, strisciando sotto il filo spinato. Dall'altra parte, anche i soldati tedeschi escono piano piano dalla trincea. Anche loro passano sotto il filo spinato. Si guardano, si sorridono. L'inglese ha in mano del tè, il tedesco ha in mano del tabacco. Passano la terra di nessuno e se li scambiano. Doni. Ridono, sorridono. Addirittura c'è un inglese che tira fuori una pezza, la arrotola, ne fa una palla e si mettono a giocare a calcio, lì, in mezzo alla terra di nessuno. Poi vedono che ci sono anche dei cadaveri, sono i loro fratelli, i loro compagni. Pensano che sia meglio andare a seppellirli. Si fa silenzio ancora, seppelliscono i morti e poi ritornano a scambiarsi doni. Questo è successo dopo 5 mesi di guerra. Questa piccola pace nella grande guerra si era diffusa un po' su tutto il fronte, dalle Fiandre fino ai Vosgi. Ovunque, tutti i soldati avevano fraternizzato. Certo fu un battito di ciglia in una guerra che durò ancora 4 anni, ma per poche ore, non più di un giorno, decine di migliaia di soldati uscirono dai ranghi, spezzando le catene di comando e dimostrando al mondo di essere innanzitutto degli uomini, capaci di esprimersi a vicenda un sentimento di compassione e onorando la vita altrui. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.